Barbara, hai visto che paratone ha fatto Buffon l'altro ieri sera a San Siro? Sì, bello, eh? Bello, ha 45 anni. Perché Però in Serie B perché in Serie B c'è gente che, nonostante i senatori qualche fanno la annetto, differenza, possiamo ancora, dirlo. Non li ancora chiamiamo fa niente. vecchietti, a me non piace, invece No, chiamarli ma hai detto tu, io senatori. non l'ho detto, Però io non non l'ho so detto. se a lui piace essere chiamato senatore, glielo chiediamo? Sicuramente gli piace essere chiamato Gaetano Masucci, ciao! Ciao, come Ciao a tutti, stai? ciao. Bene, 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 grazie. Ma quindi come ti dobbiamo chiamare, senatore Ma veterano? senatore è una carica un po' secondo me troppo forte. Il vecchietto va bene, non mi offendo. Ma tu come ti senti a 38? Cresce. Contestualizziamo subito, dai, 38 anni, sei un veterano del campionato di Serie B. Come stai? Come ti senti? Qualcuno mi ha detto anche che c'è un mezzo, forse si parla di rinnovo, cioè comunque non sei stanco, hai segnato No, anche quello no. quest'anno. Lo no, te lo dico subito. No, però, a parte gli scherzi, io sto bene. Sto bene. Mi dispiace avere questi anni. Ma no. Non me li sento. Non me li sento. Diciamo che non vorrei averli, però purtroppo è un dato di fatto e me li tengo. Senti, Pisa sta fresco però, no? Pisa sta andando benissimo, Babi. Eh sì, poi da quando è ritornato D'Angelo, ne parlavamo anche poco fa, è ricominciato un altro campionato, siete veramente volate, adesso siete quinti, insomma. Non perdete da settembre? Eh sì. Eh sì. E come mai? Vabbè, come mai? Perché stiamo facendo... No, è vero, diciamo che al di là dell'imbattibilità e della continuità c'è stata anche una continuità di prestazioni, oltre che di risultati, che secondo me forse è ancora meglio, diciamo. Però adesso vediamo, sappiamo che il girone di ritorno in B è tutto un po' diverso. Ma qual è il segreto di questo Pisa, no? Al di là poi si parla sempre del cambio di allenatore, no? Era un allenatore che poi conoscevate bene, avete vissuto anche un percorso l'anno scorso che vi ha visto quasi quasi vicini alla Serie A, però che cosa sta funzionando, no? Da qualche anno a questa parte forse, un gruppo che funziona, c'è un bel mix, raccontaci un po'. Guarda, è quello che hai detto. Diciamo che al di là dei meriti del mister che ha, ne ha tanti, diciamo che in questi anni si è creata quell'alchimia, come si dice, no? Tra squadra, staff, società e tifosi. Quindi c'è questa energia che c'è nell'aria che ti fa fare sempre qualcosa in più. Poi è normale che, diciamo, anche i valori sono aumentati, diciamo. Il livello anche qualitativo della squadra si è alzato e parallelamente un po' tutto, diciamo, dal discorso tecnico, dal discorso della società. Ma tu ormai sei da qualche anno a Pisa, come ti trovi a Pisa? Non come ti trovi perché è una domanda un po' banale, però mi hanno detto, guarda che a Pisa Masucci lo amano tutti perché è uno terra terra, tranquillissimo, i tifosi lo adorano, al supermercato. No, quello lì è vero, cioè, sento, cioè, veramente quotidianamente ho degli attestati di stima e sento questo affetto che, diciamo, anche alla mia età ancora provo quasi imbarazzo, no? Perché veramente è un qualcosa che non aspettavo, cioè non pensavo che mi capitasse, dai, dopo sono venuto, diciamo, in teoria devono essere gli ultimi anni. E invece è un qualcosa di straordinario che sto vivendo e delle emozioni che mi fa piacere e spero di riuscire a meritarmeli sempre fino all'ultimo giorno in cui sarò qui. Ma l'ultimo giorno sarà. Ne abbiamo ancora, o Questo no? lo dirà il destino, dai. Diciamo Non hai che deciso. l'anagrafe è quella, purtroppo non possiamo. Vediamo come va, dai. Diciamo che sono in una fase, soprattutto in questo anno, cercato, comunque cerco di vivermelo appieno, proprio tutto. Cerco di vivermi la quotidianità e di essere sempre, vabbè, quello che sono sempre, dai, sempre allegro e quello che sono sempre stato, però cerco di farlo ancora di più, perché poi si sa, sono un po' aperto a tutte le strade, che magari potrebbe essere l'ultimo e magari no, vediamo. A proposito di strade, tu sei a Pisa dal 2017, però hai girato un po'. Tu sei di Avellino, poi sei cresciuto nel settore giovanile del Torino, Frosinone, Pontella, insomma. Ma dov'è casa? Finisci di giocare, dove vai a vivere?
Diciamo che allora la mia casa, diciamo, le mie radici sono a Baiano, che è un piccolo paese di provincia di Avellino. Diciamo che l'idea iniziale è sempre stata quella, che perché mia moglie è dello stesso paese, i genitori sono lì, i miei soci e tutti i miei amici, diciamo. Però, diciamo, questa mia ultima parentesi mi sta facendo pensare. Potrebbe essere anche questa la mia futura casa, però anche lì diciamo c'è un po' un punto interrogativo, però mi sta facendo pensare tanto. Vabbè, tanto sarà sempre tua moglie, questo tu lo sai, vero? Sì. Sceglierà No, non ho capito, scusami, non ti ho sentito. comunque sempre tua moglie, dico, Ah, questo lo sì, sai, vabbè, no? proprio. No, anche perché i bambini, ci raccontavi prima fuori onda che hai due bambini che vanno a scuola, chiaramente a Pisa. Sì, sono cresciuti, cioè comunque la fase dell'infanzia, quella lì grossa, diciamo, degli ultimi anni della materna, e adesso ne ho il primo, il maschietto, che è in quinta elementare, e la seconda che è in quarta, quindi ho fatto tutto il percorso qui. Stanno l'accento pisano. Lo volevo chiedere anche io, tipo. Ma è un po' misto, dai, al primo piace perché noi in casa parliamo anche il nostro dialetto, quindi da campano, simile a napoletano, diciamo. E a lui piace, a volte lo forza, però diciamo qualche modo di dire toscano c'è, però va bene. Tu però non l'hai perso, eh? Io no, ti dico, in un primo momento quando sono andato via di casa a Torino, sai, giovane, 14 anni e mezzo, cercavo un po' di mascherarlo, però alla fine penso che invece non sia giusto, penso anzi che sono fiero della mia, diciamo, provenienza, e a volte voglio che si senta, anche se poi mi sono un po' imbastardito, diciamo, nei vari intercalari, però sono felice di questo, dai. Perché com'è la tua storia? Tu a 14 anni ti chiama il Torino, fai un provino per il Torino, come funziona? Cioè, è un ragazzo campano di Avellino, molli Programmi della tutto. squadra. Sì, ho fatto un provino prima, diciamo, nelle nostre zone, Certo. poi un ulteriore provino con il Torino lì, anche se in quel momento io ero tifoso della Juve, quindi no, c'è stato un po' c'è stato un po' ero molto ero, diciamo che ero molto tifoso della Juve all'epoca, e i 5 anni con il Toro mi hanno fatto un po' hanno un po' smussato E questa vivevi in mia collegio lì, passione. no? Dove Sì, stavi? avevamo un pensionato, dai, abbiamo un po' girato, dai, sono stati 5 anni in cui abbiamo un po' girato sempre in città, però sì, diciamo che ho avuto la fortuna, tra virgolette, che eravamo quell'anno siamo saliti in tanti campani. Già c'era lì anche Quagliarella, per dire, che è un po' più grande di me, quindi sentivo quasi a casa, dai, sentivi ogni tanto un po' di musica melodica, Che bello. Facevate quindi il gruppetto Erasmus praticamente. quindi all'inizio, dai, mi è sembrata, io mammone proprio all'ennesima potenza. Non pensavo di riuscire a fare questo salto, diciamo. Invece questo ambiente mi ha molto aiutato, sì, ma poi il resto, diciamo, è sembrata una lunga gita, dai, che poi dopo mi ha fatto cambiare vita, mi ha fatto iniziare tutta un'altra vita. Però da mammone, qual è stata la prima cosa che hai dovuto fare da solo e che ti ha traumatizzato? Ma lì facevamo tante cose, perché ci spostavamo comunque spesso con i mezzi pubblici, per andare a scuola, tram, autobus, facevamo lavatrici, dovevamo. Diciamo, è stata una bella scuola, dai, una scuola di vita che comunque in ogni caso ha aiutato. Adesso purtroppo c'è stato qualcuno più fortunato che ha fatto una carriera magari ai massimi livelli, prima che era media, che purtroppo non è arrivato, però. Io penso che comunque sia stato qualcosa per tutti di crescita. È vero che magari ti toglie qualcosina a livello di adolescenza, di rapporto, magari quello che può essere qualcosa in meno a livello di scuola, scolastico o post, diciamo, universitario, tra virgolette, però ti fa crescere molto da tanti punti di vista, ed è una cosa che secondo me nella vita a me ha aiutato tanto, ma penso un po' a tutti. Senti, ma in che anno sei andato a scuola poi? Sassuolo sono andato nel 2004.
E poi tra i vari allenatori che hai avuto, sei stato tantissimo a Sassuolo, sei uno dei protagonisti della storica cavalcata dalla C poi all'Europa, ma tra i vari allenatori che hai avuto anche? Ho avuto un bel po', anche, avuto però lì, te perché poi, avrei detto che eri Juventino, infatti adesso diciamo col discorso di Allegri, tra l'altro anche un mio caro amico che è lì, diciamo che mi fa piacere anche ancora che vince la Juve. Sì, c'è stato Allegri, Pioli, Mandorlini, Di Francesco, vabbè, non voglio... primi anni Brucato, Remondina, cerco di fare un po' tutti i nomi, non voglio far dispiacere nessuno. No, tranquillo, in realtà io giocavo su Allegri perché prima hai detto che sei comunque un campano, quasi napoletano, juventino, e quindi hai avuto Allegri, e domani sera dove la guardi la partita? Guardo a casa. Guardo e a casa e... Juve. Cioè tu sei ancora juventino quando guardi la Juve, o no? Dentro sì. Pochino, dai, sono un po'... Che ci dici? Che ti aspetti da sta partita? No, non parlo. Quelle cose non voglio... Non sono quello dei pronostici. No, però dico, nello stesso tempo... adesso non voglio, però mi farebbe anche piacere per il Napoli. Per mio fratello, il tifoso del Napoli, i miei cugini, amici. E comunque, secondo me, è anche una squadra che merita... merita qualcosa a coronamento anche di tutti questi anni, dai. Lo riesce a vincere lo scudetto di Napoli secondo te? Quello non lo so, però diciamo che per quello che è stato fino ad ora sicuramente lo meriterebbe. Ma dai, com'erano Allegri e Pioli? Dai, una cosa su Allegri, giovane allenatore, no, una cosa sul giovane Pioli. E su Pioli allenatore. Ho avuto la fortuna, dai, sono stato fortunato da quel punto di vista, perché nella mia modesta carriera ho avuto la fortuna di avere questi maestri. E, diciamo, Allegri è come lo vedi, forse poi con lui abbiamo vissuto un'annata bellissima, perché abbiamo vinto la C1, e abbiamo vinto la C1, io ho fatto forse una delle migliori annate, e lui è uno che ti fa stare bene, è uno che sa vivere, che ti fa stare bene, ti fa lavorare quando devi lavorare, ma nello stesso tempo riesce a stemperare e a gestire tutte le situazioni in maniera esemplare. Quindi non posso che, cioè, posso solo parlare bene, perché veramente è un ottimo riporto. Poi le poche volte che l'ho rincontrato, anche lì è sempre stato disponibile, con affetto e tutto, quindi un bellissimo ricordo. E Pioli? Pioli, anche Pioli si vedeva già, anche lui un signore, dai, un grandissimo allenatore, una grandissima persona, aveva già un bello staff affiatati tra di loro, e diciamo che anche lì abbiamo fatto un bel campionato in B. Stati un po' sfortunati perché abbiamo perso i playoff, se non sbaglio, con il Torino, però è stata anche lì una bella annata. Anche io, diciamo, a livello personale sono contento, ho avuto qualche problemino fisico quegli anni, però è stato veramente un piacere, dai, e sono contento che comunque entrambi stanno già fatto e avranno ancora altre soddisfazioni. Ti senti ancora più forte? Avresti rimasto in buoni rapporti con qualcuno? Ma guarda, io diciamo come impostazione non sono uno che, diciamo, negli anni ha mantenuto tanto rapporto. Qualche messaggio ad Allegri negli anni che l'ho mandato, come magari del resto mi capita con Mister Gattuso, magari per il compleanno. Ho rivisto Di Francesco a luglio, ci ho fatto molto volentieri, però diciamo, da quel punto di vista forse anche troppo, ho sempre mantenuto la distanza tra le varie posizioni, anche se diciamo mi sono sempre affezionato a tutti. Senti, l'esordio in Serie A è arrivato comunque, diciamo, calcisticamente, no? Per l'età calcistica anche tardi, a 28 anni se non sbaglio. Ma come l'hai vissuto? Cioè era sognato, è stato, diciamo, uno dei momenti più belli della tua carriera?
oppure è stato semplicemente un momento di passaggio? No, allora, diciamo che sognato, non lo so, no, comunque non ho ricordi. Diciamo che è stato un percorso graduale e progressivo che mi ha portato e ha portato anche il Sassuolo, che comunque siamo cresciuti insieme in quel percorso. È stato quasi fisiologico e sicuramente, però è stato emozionante, perché poi dai, a un certo punto passano gli anni, dici chissà, magari non arrivo più. Invece no, è stato emozionante, molto, anche perché poi l'ho fatto contro il Torino, che è la squadra dove sono cresciuto. E niente, però poi dopo, diciamo, l'anno quello lì alla fine è andato bene, è stato un anno molto duro, intenso, alla fine siamo riusciti a salvarci. L'unica cosa, forse, diciamo, riavvolgendo un po' il nastro, tornando un po' indietro, forse alcuni momenti avrei potuto viverli in maniera un po' più serena, proprio come, diciamo, come premio, diciamo, a tutto il percorso. Però cioè, io a volte, adesso un po' meno, sono sempre focalizzato sull'obiettivo, no? Sempre preteso molto da me stesso, quindi alcuni momenti forse non ho goduto come potevo, però vabbè, fa parte della crescita anche personale del calciatore, ma anche della persona, quello che diceva Chiellini. Vi ricordate Chiellini all'Europeo che abbiamo vinto, sì. No? È quello, godersi, cioè, con l'età impari a goderti tutti. A proposito, ci è venuto a trovare e io ho detto proprio questo, ho detto guarda, io guardando te, diciamo, gli ultimi anni, è quello che, cioè, diciamo, sei quello a cui ispiro per poter, perché si vedeva proprio che godeva di tutti i momenti, nello stesso tempo, sappiamo come in campo, diciamo, a livello agonistico, però si vedeva proprio, e diciamo che era il mio obiettivo, è proprio quello, riuscire a godermi questi ultimi però momenti proprio nel modo in cui lo faceva lui, lo fa ancora. A stare nel momento, principio del buddismo, però grandissimo esempio di Chiellini, ci ha insegnato a tutti questa cosa qui, in realtà mi ricordo anch'io, ero molto stupito durante l'Europeo. Ma ti chiedono anche, saltando un po' da un argomento all'altro, il gol più bello che hai fatto, parliamo un po' di gol, dai, perché sennò poi abbiamo Masucci, non parliamo di gol. È vero. Gol più bello che hai fatto? No, mi metti un po' in difficoltà, non ho mai fatto una classifica. Qualcuno che è carino negli ultimi anni l'ho fatto, però boh, non lo so. Allora, sai come ti aiuto io così? Che tipo di attaccante, se lo devi spiegare a tuo figlio, che tipo di attaccante è Masucci? Che tipo di giocatore è Masucci? È particolare, dai, è strano, però non sono un bomber, quello vabbè, si sa, i numeri lo dicono, anche perché diciamo che fino al... Diciamo all'epoca del Sassuolo io praticamente facevo l'esterno, il 4-3-3, quindi ho quasi sempre fatto l'esterno. E di base, diciamo, ho sempre avuto questo spirito di sacrificio, tra virgolette, quindi mi è sempre piaciuto aiutare la squadra. Poi dopo, per tante dinamiche, magari anche fisiche, giustamente vai in là con gli anni e perdi delle qualità, perché è lo spunto che la velocità, un po' di forza esplosiva. E quindi diciamo sono riuscito ad abbattarmi un pochino e mi sono ritagliato questo ruolo da attaccante, però sicuramente non bomber, una seconda punta, mi piace spariare, magari sono, nonostante l'altezza, diciamo, sono bravo anche di testa, mi piace anche fare qualche assist, sicuramente non ho un gran tiro, non sono un tiratore da fuori, più diciamo in area, acrobazie, queste cose più non ci provo. Un 9.5, ti senti un po' un 9.5? Tra 9 e 10? Sì, dai. Con umiltà, dai, sì, possiamo dirlo, sì. No, lo faccio dire agli altri. Lo dice Barso, ecco, così lo dice lui al posto tuo. Intanto è arrivata una domanda molto carina, ti saluta Lorenzo e dice: per informazione, sabato sono pure a fare raccattapalle all'arena, volevo chiederti se la tua altezza ha influito negativamente, magari ti spronava per fare meglio. È così? Più la seconda, sì.
ha provato a fare meglio, non ha influito tanto. E poi io, magari col discorso che magari proprio, è stato proprio quello, magari la molla che mi ha fatto allenare di più sullo stacco di testa, magari La per molla, andare letteralmente. a la molla, a recuperare qualche centimetro che diciamo che non ho, che tra l'altro in famiglia sono, mio fratello è 1,90, mio padre è 1,80, quindi tutti i vari cugini, tutti sopra 1,80, quindi sono Tu quanto sei al centimetro? 1,73, un po' il brutto anatroccolo del... No. No, però diciamo da quel punto di vista no. Oh, sì, c'era mio nonno più o meno che era così, forse ho ereditato quello, ma non mi è mai pesato. Anche un periodo mi chiamavano anche nano, però non mi è mai Tu come rispondevi? pesato. Ma no, ma niente, mi faceva una risata. Segnalo. No, E oppure sulle andavo a vedere pugne? il loro difetto. Giusto, tipo specchio riflesso, no? Sì, no, poi anche perché. Sono sempre, cioè, sono ancora uno che scherza, a volte anche troppo, anche tanto. Alcuni a volte mi dice che sono un po' pesante negli spogliatoi, però lo faccio Ecco, volevo Ma sei sapere un sacco proprio autocritico, questo. ma sei Sì. autocritico. Non buttarti giù. No, vabbè. Nagi mi dice che sono pesante con l'accento sulla E. No, però Ma sempre nello perché li scherzo. redarguisci? Stai là a No, fare il no, ma genitore, nello tipo. scherzo, no, sempre, cioè, sempre con continue battute, diciamo, dai, da quel punto di vista, battute, scherzo, risate, forse anche quella, diciamo, la cosa che mi aiuta ad andare avanti senza farmi pesare con quella quotidianità o la fatica che proprio adesso, sai, stare dietro ai ragazzi in questo calcio non è facile, quindi, a livello fisico, dico, quindi... Sicuramente anche quello, ho avuto la fortuna di avere sempre degli spogliatoi belli, belli, belli. Senti, metto insieme due domande di Elia e di Ivan. Elia ti dice come hai vissuto tutto il percorso del Pisa dalla retrocessione 2017 al sogno Serie A, e Ivan integra dicendo, ma in caso di Serie A, quindi come hai vissuto il percorso, ma in caso rinnovi? Cioè ti fai un anno di Serie A? Almeno un anno. Allora, la prima, come ho vissuto? Allora, l'ho vissuto, diciamo che il primo anno e mezzo è stato molto difficile, non è stato facile, purtroppo ero venuto qui convinto, proprio al 100% volevo venire qua, avevo scelto a prescindere, c'erano anche altre alternative, ma sono venuto per venire qui, avevo investito tanto, comunque. Era una situazione, sai, anche di classifica, erano appena entrati da poco l'Atalanta, Corrado che aveva rilevato il Pisa, però ero convinto, sono un ottimista, diciamo, dai, di mio. E purtroppo per tante dinamiche non era facile, non è stato facile, quindi c'è stata la retrocessione. E anche il primo anno di C, diciamo, che è stato tutto tribolato. Io anche da personale non ero contento veramente del mio apporto, anche se ci ho messo sempre tutto, però non ero contentissimo e diciamo è stato un po' difficile, però questo primo anno e mezzo secondo me hanno fatto sì che dopo tutti gli altri anni diciamo le cose che poi abbiamo raggiunto e quello che adesso è il Pisa e abbiano avuto un valore ancora più grosso, quindi sono fiero di questo percorso, sono contento, fortunato anche, perché è anche quello, parlando prima, sai, quando arrivi a una certa età devi avere anche la fortuna di essere nell'ambiente giusto, con la società giusta, nello spogliatoio, con i ragazzi, diciamo che tutte cose che io ho, quindi aiutano, io ci metto del mio, però è forse questo il segreto della longevità, perché sì, oltre al fisico, però secondo me comanda sempre la testa, e quando uno sta bene, che vai al campo tutti i giorni e sei sempre felice, il segreto è quello. Quindi il percorso, sono contento anche di aver passato un periodo brutto, perché comunque fa parte della vita. E quindi
E in caso di A, l'ho anche detto, non volevo dire, però diciamo che sarebbe veramente il coronamento, dai, la conclusione, però ecco, quindi lo diciamo noi così non porta sfiga. Se andate in Serie A smetti perché concludi così, oppure dici dai un altro anno, almeno un anno in Serie A me lo faccio. La seconda. Vorrei, però sai, non, purtroppo non è che non dipende solo da me. No, no, dai, poi con tutte le cose che c'hai. No, vediamo, dai, adesso non come ho detto prima, voglio godermi tutti i momenti e vedere quello che poi succede. Sicuramente sarebbe una cosa fantastica. Ti chiedono anche in tanti che rapporto hai con D'Angelo. No, vabbè. Bel rapporto, dai. Pensa se dice, ma no, malissimo. Guarda, malissimo, terribile. No, vabbè, ho detto sempre col discorso, diciamo, del rispetto dei ruoli, diciamo che è un rapporto molto buono, poi andando avanti con gli anni uno cerca anche di, diciamo, aiutare, mostrare tante cose, dai. Infatti, si parla, non è già tanto, anche il mister, diciamo, è uno che è molto pratico, di poche parole, anche a me non è che parlo tanto, però ci riusciamo a capire bene. Però funziona che tipo gli allenatori vengono dai leader o comunque da chi è più là con gli anni a dire guarda, c'è questo problema qui con questo ragazzo, oppure abbiamo un problema di questa cosa, mi aiuti, puoi parlare al gruppo, puoi dire, cioè succedono queste cose? Quello dipende, succede, a volte succede, dipende, detto, dalle caratteristiche, diciamo che poi come ogni calciatore ha le sue, anche gli allenatori, capita, però diciamo che in questo caso a volte avendo un... siamo stati insieme tanti anni, secondo me non c'è neanche bisogno di parlare, ci sono alcune cose che sappiamo già e ognuno, diciamo, nei suoi ruoli fa a prescindere. Barso, tu che sei esperto di TikTok e di tutti questi social giovani, vero, abbiamo un problema con Masucci, è poco social, cioè non abbiamo saputo nulla della sua vita su Non su è stalkerabile? Instagram. No! Ma sei un boomer? Sono poco social, penso che questa intervista, forse mi pentirò pure, è stata l'intervista in cui mi sono aperto di più. Oh, che bello! E non lo so, sono un po'... cioè, diciamo, non sono come sono poi nella vita privata, sono molto riservato, diciamo, non mi apro tanto di solito al mondo esterno, però diciamo, riferito, diciamo, a quello che abbiamo detto prima, è arrivato anche il momento un po' di fare anche un passettino, di far conoscere anche quello che è, quindi mi sto sforzando nel far passare un po' quello che sono, perché poi dopo è giusto che la gente ti conosca per quello che sei, io sono questo. Ma eri un ragazzo timido? Molto. Sì. Ragazzi, sono molto cambiato, secondo me anche questo percorso che ho fatto mi ha modificato, mi ha fortificato, mi ha fatto anche creare quella corazza che magari da bimbo non avevo, ero un bimbo molto attivo e allegro sempre. Però la timidezza, magari legata anche a questa balbuzie che di cui parlavamo prima. Che nascondi benissimo. Che non... ogni tanto sicuramente i ragazzi mi prenderanno in giro al campo, però vabbè, non mi pesa. No, però legato anche a questo, diciamo, parto di base molto, molto timido. Però gli eventi, la vita, il girare... mi hanno comunque fatto cambiare, sono contento di calma, io penso che il calcio in generale lo noto anche con mio figlio, stare insieme nell'aspetto di squadra, condividere, magari rispettare delle regole, accettare la sconfitta piuttosto che la vittoria, quello è importante, al di là se uno poi lo fa per mestiere o no, però lo consiglio infatti a tutti i bambini, quelli che possono, lo sport di squadra in generale, non solo il calcio, e quello ha fatto di andare fuori di casa e avere a che fare con gente un po' di tutti i tipi, di tutte le etnie, e mi ha
mi ha aiutato tanto a spussare quella timidezza, a migliorare. Facciamo così, visto che noi portiamo un po' fortuna a Barso, di solito, la storia di DAZN Talks dice che portiamo fortuna, è vero, invece è vero. Facciamo così, se segni la prossima partita, comunque il prossimo tuo gol, ci aspettiamo una storia Instagram da te, ovviamente dedicata a noi. Va bene. Ce lo prometti? Così, così Barso non dice più vabbè, che sei un vabbè. No, anche su quello devo migliorare. Ecco, ma vedi, no, ma non... ti aiutiamo libero, anche libero. In quello. Fa parte, cioè adesso è parte integrante, diciamo, della vita di tutti, soprattutto per chi fa il nostro mestiere, che comunque ha un'immagine, però faccio ancora un po' fatica. Cercherò di migliorare anche quello. Ma tuo figlio gioca, quindi? No. Mio figlio giochiccia, sì, una squadra vicino a casa, diciamo. Cioè, non nel Pisa? No. Ok. È piccolo, si deve divertire senza pensare ad altre cose. Fa l'attaccante? Però molto appassionato. Indirettamente, anche magari se non sono uno fissato che a casa vada partite. Però indirettamente poi penso che sia così, guardando il papà. A questa passione che comunque gli toglie tanto tempo, magari invece di stare su i tablet, cosa su PlayStation, lo occupa tanto anche in casa, col pallone di spugna, magari a volte capita che rompe qualcosina, però è meglio così. Che grande. Dai, leggiamoli quest'ultimo messaggio che è arrivato, anche perché bellissimo. So che ti dobbiamo liberare perché poi ci sono gli allenamenti. C'è Simone che ti scrive: Tano Pisa ti vuole bene per davvero, grazie veramente di tutto. Sono sempre un po' di brividi, lo so, ho detto, non più che ringraziare, poi non sono anche quello, non sono anche uno dai gesti eclatanti in campo, no? Adesso magari sono sempre sul mio, chissà, però magari poi, però diciamo che il popolo pisano veramente mi sta dimostrando qualcosa che non avrei mai immaginato, e lo ringrazio adesso e lo ringrazierò vita natural durante. E noi ringraziamo te. Grazie mille, è stata una bellissima chiacchiera, abbiamo scoperto davvero un bellissimo personaggio. Davvero. Veramente anche io, grazie. Grazie per esserti aperto. Grazie mille. Grazie, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie, Crevi. Alla prossima. Alla prossima. Facciamo un'altra. Alla prossima storia. Alla prossima storia, esatto. L'aspettiamo, l'aspettiamo. Dai, buona fortuna con questo Pisa che sta andando benissimo. Grazie ancora. Ciao. Mille. Noi stiamo ancora insieme un po'. Sì, dai, magari ricordiamo gli appuntamenti. Vai. Inizio io a ricordarne uno. Vai. Domani sera c'è Napoli-Juventus. Ovviamente su DAZN ci sono tutti gli appuntamenti poi del... Bella, partitino. Giusto piccolo e gli appuntamenti del weekend, tutti bravi dal divano, Sandene Square, tutta la Serie A. Poi domani c'è Fantaradar, torna l'appuntamento con... Io ne ho un bisogno disperato. Di Fantacalcio. Non di Fantacalcio, di Fantaradar. No, proprio, ma vengo da... Hai presente quando c'è la striscia dei risultati, no? Comprende 5 partite, una striscia di 5 partite. Io ce l'ho tutte rosse, vuol dire che ho perso le ultime 5. Sei un disastro. Sono disperato. Quindi non puoi dare consigli. C'è Luca Farina, speriamo che ci sia Luca Farina, non lo so, però ho un bisogno di consigli di Luca Farina. Non ascoltatemi. No. E insomma, e basta, poi gli appuntamenti torneranno ovviamente anche la settimana prossima e ci sono Spiega Marelli, Spiega Marelli, giusto, la novità, poi ci sono anche novità sulla nostra app, c'è la bellissima intervista L'Azzurro Addosso fatta a Raspadori da Alessio De Giuseppe, poi c'è la nuova puntata di Lost in the Weekend, la nuova puntata del podcast Croquetas, insomma, non vi annoiate con noi, questo è poco ma sicuro. Di Croquetas fa veramente ridere. Sì, fa molto ridere. Skippate, no? No, scherzo, date alla fine, no vabbè, sentitela tutta, però il finale di Croquetas l'ho sentito ieri, è incredibile, no, è bellissimo, il finale di Croquetas è bellissimo, la Crocchetta d'oro, ma comunque non spoilerò troppo, no, non dire niente, sennò non vanno ad ascoltarlo, no, cioè, ci saluta Barso. Riccardo anche, ciao Riccardo, grazie Riccardo che hai speso un commento per dirci ciao, e grazie, ciao Barso, è stato un piacere, sì, ma poi un bel personaggio, sì, ci è piaciuto molto. Potete andarlo a rivedere ovviamente sulla nostra app.
sul nostro canale YouTube. Ciao Barso, ciao a tutti. Ciao, grazie, ciao.